Adesso sono tornato e quindi dovrò occuparmi di sistemare alcune cose. Il primo impegno è dopodomani pomeriggio con il gruppo dei Verdi in Europa. Bisognerà decidere insieme le azioni da fare per portare auspicabilmente alla fine della guerra e poi lavorare ovviamente con grande diligenza sul tema della transizione ecologica. Questo evidentemente implica anche un impegno a fare in modo che la follia dell'inceneritore di Roma, da più grande di tutto il continente europeo, così noi a Roma non vogliamo mai farci mancare niente. Prima un solo monopolista aveva la più grande discarica di Roma, adesso un'unica azienda dovrebbe essere la proprietaria del più grande inceneritore d'Europa. Io sapete molto bene che penso che si sia perduti 10 anni, perché la raccolta differenziata è passata dal 45% a cui l'avevo lasciata io nel 2015 al 43%. Questo dimostra che non c'è stato nessun lavoro e che si vuole ricorrere a strumenti che erano validi nel 1960, nel 1965, ma le si vorrebbero adottare nel 2030. Ecco, io suggerirei di cambiare idea, anche se temo che questo sia difficile, perché chi governa la città in questo momento appartiene alla politica del secolo passato e quindi giustamente si rifà agli strumenti del secolo passato. E io sono stato 9 anni lontano dalla politica, ho cercato di assorbire la sofferenza, non mia, ma la sofferenza che percepivo in tutti i messaggi che ricevevo dalle romane e romani, perché sono rimasti veramente molto arrabbiati dal fatto che il voto di 700.000 romani sia stato allora cancellato dal voto del Partito Democratico, che andò da un notaio con gli eredi del Movimento Sociale Italiano. Insomma, oggi si fa tanta polemica sulle definizioni, su chi si schiera, chi è antifascista, chi è fascista, ma il Partito Democratico allora andò con il partito nato dalle ceneri della Repubblica di Salò e così mi fecero cadere.